Mia mola. Hai sempre attaccato la mola? Sì, sì, mola. Ah, ma qui è proprio una situazione un po' impegnativa. Esatto. Ah. Alla vostra, allora. Cin. Cin. Sempre su dritti, un chilometro prossimo ristoro. Cin, cin. Sì, cin. Bentornati su Sterrato. Oggi... tre dei folendari, appena arrivato, adesso vedo là i miei due compari. Eccoli! 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 Com'è? 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 Ma guarda che tu oggi devi correre con questi. Ah! Te li ho portati! Te li ho portati! Molto bene! Ricordatevi, codice sconto sul canale Telegram per acquistare su Demon. Esatto. Siamo belli pronti per questa 30 km. Esatto. Ultima gara della stagione veronese. Sì. E basta, e poi pausa, raga, Solo io inizio le gare adesso. Tra due settimane la Valtellina, no. Così a caso. Totalmente dimenticato di essermi iscritto, tra l'altro. Ecco, ottimo. Ottimo. Dai, super gasati che si parte. Grazie mille. Ciao, grazie. Eccoci qua, allora, ci stiamo dirigendo verso la linea di partenza. Luca ha un paio di problemi tecnici con il Kailas. Ma hai trovato il gancetto? No, uno è sparito. Ah, ok, è sparito un gancetto su tre, quindi vabbè. Comunque oggi trail dei folendari, 30 km con 1500 di dislivello. Sicuramente spero più di 1000, raga. No, perché no, è più di 1000. Se fossero 1000 sarebbe molto corribile, quindi è comunque tanto corribile. Se fossero 1500 sarebbe comunque corribile, ma un po' meno dai, perché dai, siamo più sul dislivello noi. Forse LOL è più però sulla corsa. Forse un po' più sulla corsa. Oggi LOL è un po' più sul letto. Oggi LOL è un po' più sul letto, esatto. Comunque dai, oggi siamo pronti. Strategia? Strategia andare a tutta e basta. Scannare in discesa e detonare male in salita. Io invece scannare e basta, ci provo. Dai. E race setup. Lollo. Olympus 5. Olympus 5 per Lollo. Invece Luca le caldera risuolate Vibram. Io invece le solite Zinal che ormai sono finite. Risuolate niente. Una partenza da pezza fiato. Luca che zitto zitto guida il trio. Tre chilometri di gara veramente partiti a fuoco. Sto già cotto, in avanti, se si vede, c'è Luca, va avanti e penso si è cotto anche lui un po'. Cosa dici, Luca? C'è. Primi 5 km andati, partito a cannone, alle spalle là dietro il paese, qui davanti l'inferno del sole, sono 20.000 gradi, caldissimo. Vale. Tanto atteso, ristoro, sognato sta cocchina, sognata. Magnifico. Tempo è perfetto. Ci vuole. Ecco, Luca ha aperto un po' il gas in discesa sul terreno, invece il gas l'ho un po' chiuso. Penso di non averlo mai neanche aperto quest'oggi. Forse all'inizio che siamo partiti a tuono, poi fino al primo ristoro male. Cochina adesso un po' meglio, ma si va verso il secondo. La si chiude di cuore. Ale, ale! Ale! Dai, let's go, let's go! Mm.
scoccato il chilometro 15, metà gara. Mi sono un po' ripigliato perché c'è stata un po' di discesa che mi ha fatto divertire e dimenticare il fatto che sia una 30 km. Bisogna mangiare, adesso mangio. Tra poco tra l'altro c'è il ristoro. Lollo l'ho perso, indietro, è andato tranquillo in discesa, io volevo cannare. Paolo invece è già arrivato, no, arrivato no, però più avanti. 16 km, praticamente metà gara, appena passato il secondo ristoro, fatto veramente abbondante, come se fossi al ristorante, perché serve ripigliarsi, però va bene così, ho deciso di prenderla con filosofia. Tra l'altro raga, mi racconto, in questa discesa un po' così, sto demolito, Pieri sveglia alle 3 di notte per andare a San Marino, un evento con un'altra per lavoro. Sono tornato la sera alle 9:30 da Luca, cenato, dormito, stamattina sveglia. Siamo carichissimi. Col cuore! E poi trail, cioè, è proprio follia. Ma va bene così, se non sei folli si gode solo la metà. Luca e Paolo hanno affidato a me le riprese di questo video, spero ci sarà qualcosa di buono per montare un video e che Paul non si incazzi a manetta perché ci sono troppe clip, perché sicuramente ci saranno troppe clip. Però è bello, no? Divertente quando guardi il video finito, quando invece lo fai sì, è divertente, ma dai, con il cuore, con il cuore, con il cuore. Cioè, bevi letale, non sono fatto per questo tipo di gara. Io francamente sono andato troppo forte fin dall'inizio, che era anche un po' l'obiettivo della giornata. Adesso pago tutto. Attenzione, qua si è formato un gruppetto che vuole chiudere subito sta gara e andare a bersi delle birre. Si continua fino alla fine. Mi viene male solo a guardarla. Questi strappetti mi viene male. Ultimo pezzo così in salita, illegale. Mi ho dato l'obiettivo di finirla in 3:30, sono 3:46, quindi obiettivo non raggiunto, sono pieno di crampi, davvero dura, dura, dura. Ale, ale, ale. 100 metri. E sono qua. Arriva anche Paolo Buffoli. Paolo, terribile. Oh, dai. Ed eccoci qua, gara finita. Com'è andata ragazzi? Allora? Com'è andata? Come non è andata? Dai, no, dai, è stata, no, una gara, dai, estremamente divertente, molto molto corribile. E forse oltre le possibilità del mio fisico personalmente. Io sono stufo. Io oggi non ne avevo. Infatti vedrete nel video che sono più lamentele che... Diciamo che... Come i video di Paolo. Come i video miei. Come i video di tutti. Cioè, diciamo che questo clima a inizio novembre
non ha aiutato a portare a casa nel modo migliore la gara. Ma sì, ma non diciamo scusa. Ma sì, dai, siamo scarsi e basta. L'abbiamo portata a casa. Comunque, meno di 4 ore ci sta. Sotto le 4 ore non è più non è turismo. No, no, esatto. Esatto, quindi ci sta. Quindi ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciate un commento, mi piace, entrate nel gruppo Telegram che ci sono i vari sconti. Quello ah, tra l'altro c'è il nuovo sconto Demon. E fateci sapere se vi è piaciuto il buon Lollo qua. Esatto, esatto. Speriamo. Anche se non vi è piaciuto, scrivete cose positive. Esatto, dai, esatto, perché sennò vado giù di corda io. Quindi da storato è tutto. We out. Prossimo.